scuola, assessore regionale Fortini, ritorno a tappe fino al 25 gennaio. Covid al San Pio, deceduta una 75enne, aumentano i ricoveri, 3 dimessi. Maltempo in Campania, allerta meteo gialla, fino alle ore 18. Calcio, Benevento in attesa del Milan, Inzaghi sfida il suo passato. Per l'attacco spuntano i nomi di Inglese e Cornelius. Il 7 gennaio riprenderemo con le prime e le seconde elementari, poi valuteremo la curva dei contagi, ricominceremo lo screening degli alunni e avvieremo una riapertura graduale. Così Lucia Fortini, assessore all'istruzione della regione, che traccia all'ANSA la roadmap per il rientro a scuola a inizio 2021, che prevede piccoli passi scaglionati che saranno analizzati dall'unità di crisi regionale prima di essere attuati. È un percorso condiviso, spiega, anche con le parti sociali, e infatti mercoledì ho una riunione con i sindacati per fare il punto prima della riunione con l'unità di crisi nei primi gironi dell'anno nuovo. Porterò un mio percorso che prevede dall'11 gennaio la riapertura di tutte le classi della scuola primaria, poi dal lunedì successivo, il 18 gennaio, tutte e tre le classi della secondaria di primo grado e da lunedì 25 la secondaria di secondo grado. Il coordinamento dei presidenti dei consigli d'istituto della Campania sollecita la riapertura delle scuole e chiede un incontro con l'assessore regionale all'istruzione Lucia Fortini. In Campania la curva epidemiologica continua ad appiattirsi, ma la ripresa in presenza della scuola sembra destinata a slittare ancora e non se ne comprende il motivo. Concordiamo con la possibilità che la percentuale degli studenti in presenza delle scuole secondarie di secondo grado si attesti al 50%, lasciando comunque all'autonomia scolastica l'ultima decisione in merito, ma siamo in forte disaccordo con lo slittamento ad altra data diversa dal prossimo 7 gennaio della ripresa della didattica in presenza. Sono 433 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania. Di questi, 45 sono sintomatici e 388 sono asintomatici. Sono 33 i decessi inseriti nel bollettino dell'unità di crisi della Regione Campania, 15 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 18 avvenute in precedenza, ma registrate soltanto ieri. Sono invece 1179 i guariti delle ultime 48 ore. Ancora un decesso di un paziente ricoverato a causa del Covid all'ospedale San Pio. Si tratta di una 75enne di Benevento. Aumentano anche i ricoverati, che hanno raggiunto quota 57, 49 sanniti e 8 di un'altra provincia. Sono 3 i pazienti dimessi nelle ultime 24 ore. Sono 34 i nuovi positivi al Covid nel Sannio su 499 tamponi effettuati dall'ASL nella giornata di lunedì. 4 sintomatici, 30 asintomatici, 36 guariti ed un deceduto. L'azienda ospedaliera San Pio ha processato nella giornata di lunedì 28 dicembre 409 tamponi, dei quali 62 sono risultati positivi. Soltanto 21 rappresentano nuovi casi, relativi a 16 soggetti residenti nella provincia di Benevento e a 5 persone residenti in altra provincia, mentre gli altri 41 si riferiscono a conferme di positività già accertate. È Mario De Rosa, infermiere in servizio presso l'azienda ospedaliera di Caserta, il primo santagadese sottoposto a vaccinazione anti-Covid-19. La notizia, comunicata direttamente dall'operatore sanitario, è stata accolta con entusiasmo da Palazzo San Francesco, residenza municipale. Continua l'opera di potenziamento dell'azienda ospedaliera San Pio del direttore generale Mario Ferrante. Nell'ottica di una sempre più efficace progettualità, il dirigente punta sul potenziamento della radiologia interventistica vascolare ed extravascolare, oramai branca di eccellenza, la cui presenza in azienda costituisce un fiore all'occhiello. Proprio per queste ragioni ha fatto rientrare presso l'azienda ospedaliera San Pio il dottor Alessandro Rosa, beneventano, esperto radiologo vascolare interventista. Dopo la laurea e la specializzazione presso l'Università Federico II, il dottor Rosa si è formato presso l'AORN Cardarelli di Napoli, all'epoca guidato dal dottor Maglione. Lungo il suo curriculum e la sua attività medica, il dottor Alessandro Rosa torna adesso in terra natale, presso l'azienda ospedaliera San Pio.
Come annunciato dalle previsioni meteo della Protezione Civile della Regione Campania, dalle 18 di lunedì pomeriggio su tutto il Sannio si è abbattuto un violento temporale accompagnato da forti raffiche di vento che hanno determinato non pochi problemi. Si sono infatti resi necessari gli interventi dei vigili del fuoco in diverse zone della nostra provincia, da Saleucio del Sannio a Telese Terme, da Bonea a Paupisi, fino ad alcune contrade prossime al centro abitato del capoluogo sanita. In serata la Polizia Municipale è intervenuta a Benevento a causa di problemi di viabilità in via Saleucio e lungo la tangenziale ovest, sempre a causa dei rami caduti sulla carreggiata. Si è resa necessaria la presenza dei vigili urbani per monitorare il flusso delle auto lungo l'importante arteria e segnalare eventuali problemi agli automobilisti in una zona priva di illuminazione che ha richiesto anche l'utilizzo di torce. Sempre ieri sera traffico bloccato in contrada Canali di Paupisi a causa della caduta di alcuni rami di un albero spezzati dal forte vento e abbattutisi sulla strada. Appena le condizioni meteo poi sono ritornate alla normalità, è stato consentito il ripristino della viabilità. Giuseppe Petronzi è il nuovo questore di Milano. Originario di Benevento, Petronzi arriva da Trieste, dove ricopriva lo stesso incarico. Laureato in giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli, è entrato in Polizia di Stato nel 1990, assumendo il suo primo incarico presso il Commissariato Centro di Torino. Nel 2006 è stato coordinatore del gruppo di lavoro Intelligence per i 20esimi Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, e nel 2001 si è diplomato presso l'FBI National Academy di Quantico in Virginia in Criminal Justice Education all'Università della Virginia. L'ASIA e il Comune di Benevento comunicano che è in corso la sperimentazione della TARIP e che le utenze nel rione ferrovia selezionate devono conferire la frazione contenente l'indifferenziato utilizzando l'apposito sacchetto con RFID che gli operatori hanno provveduto a distribuire loro nei giorni scorsi. L'uso del sacchetto munito di una targhetta elettronica è indispensabile per rendere il test quanto più possibile rispondente alle reali attese della prova che, qualora dovesse riportare i risultati sperati, consentirà alla città di avere una tassa rifiuti più leggera. Le associazioni beneventane Ciotole Piene, Pance Felici, EMPA, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, OIPA e Una Zampa sul Cuore segnalano problemi per il servizio di cattura e pronto soccorso affidato dall'ASL all'ente Mediterraneo Protezione Animali, servizio retribuito dall'ASL all'EMPA. Ci arrivano segnalazioni di cani in strada tutte le ore del giorno e della notte. Noi, come volontari di associazioni animaliste, affianchiamo e guidiamo i cittadini nella procedura da attivare per il soccorso di cani feriti vaganti. Per quanto riguarda gli animali feriti, però, la Regione ha attivato un numero verde di pronto soccorso a cui bisogna chiamare quando si trova un animale in difficoltà. Così, in una nota congiunta, le associazioni animaliste. La procedura di pronto soccorso prevede l'intervento del veterinario ASL di turno e del servizio di cattura deputato a trasferire l'animale all'ambulatorio veterinario. Questo pronto soccorso di animali dovrebbe essere tempestivo, dovrebbe avvenire nel giro di pochi minuti e invece puntualmente le persone che segnalano un animale ferito si ritrovano ad attendere anche più ore sul posto. Chiediamo, conclude la nota, che vengano presi provvedimenti perché in questo modo, prima di tutto, non si tutelano gli animali e in secondo luogo si disincentivano le persone a prestare soccorso agli animali stessi bisognosi. Il presidente, il vicepresidente, i consiglieri e tutti i collaboratori dell'Automotoclub Storico Antico Sannio augurano buone feste ed un sereno 2021. L'emergenza Covid, come per tutte le attività, ha indotto anche l'ASAS a sospendere ogni iniziativa in attesa di tempi migliori, con la certezza di poter svolgere il proprio operato in piena sicurezza e sempre con il giusto spirito che ha animato dalla sua fondazione l'attività dell'ASAS. In questo momento di difficoltà, il club ha acceso esclusivamente i motori della solidarietà per l'emergenza coronavirus, con lodevoli iniziative che consolidano la mission del club, fatta anche di amore per il prossimo. Dal profondo del cuore dell'ASAS, gli auguri sinceri, riscoprendo i valori del Natale e proiettandosi verso un 2021 di tranquillità.
Nel Sannio cresce l'attesa per il big match tra Benevento e Milan, una sfida da tante emozioni tra passato e presente, tra la capolista e una delle rivelazioni del campionato. Come sottolinea l'ANSA, Benevento-Milan sarà soprattutto la gara di Filippo Inzaghi, bandiera rossonera con cui ha vinto tutto da calciatore e trascinatore dei giallorossi, tre record di Serie B e l'ottimo avvio nella massima serie. Una serata di gala per la strega che inaugurerà al meglio il 2021, ospitando al Vigorito la prima della classe. Nonostante 18 punti in classifica, l'unico reparto che desta qualche preoccupazione a Inzaghi è l'attacco, in quanto le reti dei centravanti stentano ad arrivare, compensate dai gol messi a segno dagli altri reparti. Con il calciomercato di gennaio alle porte spuntano due nomi sul tacchino di Foggia, ovvero Cornelius, inglese del Parma. Se le trattative con i gialloblu non dovessero andare in porto, le alternative sarebbero Lasagna dell'Udinese e Pinamonti dell'Inter. 10 presenze in stagione, solamente 3 da titolare. Nell'ultima giornata contro il Vicenza è stato preferito il giovane spagnolo Rodriguez. Tanti troppi indizi che oramai fanno più di una prova, l'avventura di Filippo Falco a Lecce sembra essere arrivata al termine. Il calciatore tra i cedibili nel prossimo mercato di gennaio e come lo scorso settembre l'attaccante tarantino spera di trovare l'occasione giusta per ritrovare la Serie A. Su di lui rimane vivo l'interesse del Parma e del Benevento, che deve risolvere la questione Iago Falche. Una possibile cessione che era nell'aria da diverso tempo, visti i pochi minuti in campo, soprattutto nelle ultime giornate. Sono stati varati dalla FIPAV Campania i calendari provvisori del prossimo campionato di Serie C. L'Accademia Volley debutterà in trasferta a Villaricca il 30 gennaio, nuova data d'inizio della stagione dopo l'ulteriore slittamento delle ultime settimane. L'esordio casalingo è previsto la settimana successiva contro il Cicciano. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.